Eccoci e ben ritrovati, un ciao a tutti, siamo qui sempre nel laboratorio dello IAL di Saronno e la video ricetta di oggi sarà la realizzazione della pasta sfoglia. Sono in compagnia dei ragazzi del secondo anno del corso panificatore pasticcere e allora Giancarlo ci dici quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti per la nostra pasta sfoglia sono per il pastello 350 g di farina, 175 g da incorporare di acqua, per il nostro panetto 150 g di farina e 500 g di burro. Allora incominciamo subito preparando il pastello, per cui mettiamo la nostra farina sul tavolo e la disponiamo a fontana. Al centro della nostra fontana mettiamo l'acqua precedentemente pesata. E non è un ingrediente fondamentale per la pasta sfoglia, volendo è possibile anche aggiungere un pizzico di sale. Iniziamo quindi l'impasto, come per i croissant, iniziamo a impastare la parte centrale del liquido, così da renderlo un po' più denso, e solo successivamente incorporeremo la farina. Nell'attesa, mentre Selene va avanti a impastare il pastello, impastiamo anche il panetto è una dose di farina e burro, sì. Per cui mettiamo la farina sul tavolo, disponiamo anche in questo caso la nostra farina fontana e al centro incorporiamo il burro. Il burro per la pasta sfoglia deve essere morbido, quindi a temperatura ambiente, non deve essere sciolto e chiaramente non deve essere da frigorifero, altrimenti diventa impossibile da impastare. Lo ammorbidiamo leggermente a mano e a questo punto possiamo già incorporare tutta la farina rendendo un impasto omogeneo. Anche dall'altra parte Selene può già incorporare tutta la farina e andiamo avanti a impastare i nostri due impasti. Ricordo che soprattutto per quanto riguarda il panetto, quindi questo impasto qua con burro e farina va impastato il meno possibile. Una volta che abbiamo incorporato la farina possiamo già fermarci. Quindi a questo punto facciamo una forma di panetto il più regolare possibile e con l'aiuto della pellicola andiamo a chiudere il nostro panetto e a metterlo poi, a riporlo in frigorifero per farlo riposare circa una ventina di minuti. Quindi facciamo riposare nuovamente il panetto così da far rapprendere e rassodare il burro che è stato impastato e finiamo l'impasto del pastello. Nel momento in cui anche il nostro pastello è completamente impastato, quindi assume una consistenza morbida, allora lo avvolgiamo su se stesso e lo facciamo riposare coperto con la pellicola per non fargli prendere aria. Trascorso il tempo necessario del riposo, riprendiamo il pastello, lavoriamo sempre con un pochino di farina sul tavolo, così da non farlo attaccare, e allarghiamo il pastello allargando solo i quattro lati esterni. Quindi lasciamo in mezzo leggermente più alto e dopo vedremo il motivo. Perfetto, allora a questo punto prendiamo il panetto che è stato fatto riposare in frigorifero e lo andiamo a inserire al centro del nostro pastello. Il motivo per cui abbiamo lasciato più alta la parte centrale è proprio questa, cioè perché in questo caso noi metteremo il panetto al centro e andremo a chiudere i quattro lati con l'impasto. In questo modo cosa succede? Che noi avremo nella parte sotto un certo tipo di spessore e lo stesso quantitativo di spessore ce l'avremo anche nella parte alta perché abbiamo steso maggiormente l'impasto. Una volta quindi che abbiamo messo all'interno il nostro panetto, allora Giada, un po' di farina sotto, un pochino di farina sopra, ricordo lavorate sempre tenendolo infarinato sia il banco di lavoro che la pasta sfoglia.
e andiamo a stendere il nostro impasto dello spessore di circa mezzo centimetro. Il lavoro che ha fatto già da prima è fondamentale, cioè quello di picchiettare leggermente l'impasto, perché in questo modo il nostro panetto aderirà perfettamente al pastello. E l'altra cosa fondamentale è quella di non stendere l'impasto dall'inizio fino alla fine, altrimenti quello che succede è che tutto il burro contenuto all'inizio in modo uniforme nel nostro impasto viene portato tutto solamente da un lato, per cui dovrò stendere l'impasto facendo un po' di pressione, mi sposto col mattarello, faccio pressione, mi sposto, quindi steso poco per volta. A questo punto mettiamo il nostro impasto in orizzontale e diamo al nostro impasto la prima piega a 3, 1 e 2. Quindi dobbiamo arrivare ad avere 3 strati nel nostro impasto, la piega a 3. A questo punto, sempre con un po' di farina sotto, sul tavolo, un po' di farina sopra, e andiamo a stendere nuovamente il nostro impasto di pasta sfoglia. Allora a questo punto mettiamo il nostro impasto come prima e questa volta dovremo dare quella che viene chiamata la piega 4. Ok? 1, 2 e chiudiamo su se stesso, così da avere i 4 strati di pasta sfoglia. 1, 2, 3 e 4. A questo punto dovremmo chiuderlo sempre nella pellicola e farlo riposare nuovamente in frigorifero per ancora un quarto d'ora, 20 minuti. Fatto riposare il nostro impasto, possiamo dare nuovamente le nostre pieghe alla pasta sfoglia, nuovamente di nuovo a 3 e poi a 4. Quindi come prima, farina sotto sul banco, farina sopra, schiacciamo leggermente e lo stendiamo sempre dell'altezza di circa mezzo centimetro. La pasta sfoglia, la caratteristica della pasta sfoglia sono chiaramente queste sfoglie che deve avere e queste sfoglie sono proprio date dalla continua lavorazione, la continua piegatura che viene dato all'impasto. Quindi più pieghe io do, più avrò una pasta sfoglia sfogliata, perché l'acqua che è contenuta nel pastello durante la cottura evapora finché non incontra lo strato di panetto, quindi di burro. A quel punto l'acqua si ferma e lì ho la prima sfoglia del croissant, piuttosto del cannoncino, del salatino. Una volta che l'abbiamo steso, lo rimettiamo l'impasto in orizzontale e diamo la nostra piega a 3. Perfetto. Un po' di farina, lo giriamo sotto sopra. Ancora. Farina sopra e lo distendiamo per dargli la piega 4. Perfetto, a questo punto abbiamo dato la piega 3, ci manca la seconda piega a 4. Benissimo, allora a questo punto la pasta sfoglia va rimessa nella pellicola, rifatta riposare in frigorifero e bisogna dare nuovamente la piega a 3, almeno a 3, poi si può utilizzare. Ripeto che più pieghe io do alla pasta sfoglia, più ho un prodotto sfogliato. Quindi volendo posso dargli nuovamente una piega 3 e una piega 4, metterla in frigorifero e utilizzarla. Volendo è possibile anche solo una piega a 3, poi la stendo e la utilizzo. La pasta sfoglia è assolutamente congelabile, quindi io posso preparare il mio impasto, dopodiché lo divido in pezzetti più piccoli, lo congelo e al momento dell'utilizzo scongelerò solamente la pasta sfoglia che mi serve. L'utilizzo della pasta sfoglia, i più svariati dolci, i più svariati salatini, quindi posso utilizzarla sia per impasti dolci che per impasti salati. Prima di chiudere volevo farvi vedere in mezzo al nostro impasto di pasta sfoglia i diversi strati che abbiamo creato di panetto e di pastello. Più giri do, più mi accorgerò che la pasta sfoglia ha
più di 1000 strati. Alla fine del mio lavoro otterrò una pasta sfoglia con più di 1000 strati. Allora vi ringraziamo per l'attenzione, speriamo che anche a casa, sicuramente se ci provate riuscite a realizzare una buonissima pasta sfoglia. Ringrazio i ragazzi di seconda del corso panificatore pasticcere, Loyal che ci ospita, e ci vediamo alla prossima ricetta.